Radio Radicale, siamo con Vittorio Sgarbi, sottosegretario ai beni culturali, per parlare con lui della vicenda della maestra di Oristano che lei ha difeso, che è stata sospesa perché ha fatto recitare l'Ave Maria e il Padre Nostro in classe. Potevo anche sbagliarmi, ma ho voluto verificare con il consenso di molte persone, andando a trovarla e parlandole per più di 2 ore. Era fisiologicamente come deve essere un bravo insegnante che può aver fatto anche un errore, ma che non merita quella punizione. Però il tema è politico oggi, e cioè l'idea, salvo che non vengano fuori, come teme il Valditara, che dovrebbe essere su questa posizione, come tutti Ma quelli. se lei si è spiegato perché Valditara non ha voluto Perché dire lui nulla? è convinto che nelle relazioni ci siano, che non può rendere pubblica, delle cose più gravi che non quella della preghiera. Io credo di no, però lui, fidandosi della relazione, ha mandato degli ispettori per vedere se sono delle irregolarità. Però l'idea che Salvini, e ricordiamo il rosario di Salvini, il presidente della regione Solinas, io, salvaguardiamo la possibilità che un insegnante parli di, nel caso mio, civiltà cristiana. Sarebbe come non leggere Dante perché l'ultimo canto del paradiso è la preghiera alla Vergine di San Bernardo. Io ritengo che insegnare l'Ave Maria e il Padre Nostro, se questo è quello che le hanno rimproverato, sia una cosa lecita, ma dicono no, ma diceva che i terremoti sono mandati dal Signore, quindi era una fanatica. A me non è apparsa fanatica. Allora, nell'ordine di quello che io ho verificato, è uscita assolta. Il ministro potrà revocare la punizione, che è la sospensione e la riduzione dello stipendio, se vedrà irregolarità nella documentazione. Quindi lui ha assunto una posizione formale. Credo però che la posizione politica, che al di là dell'esagerazione, significa che il tema del cristianesimo non è un tabù che non si possa affrontare nella scuola, trattandosi di storia, è un tema che ha un significato politico, cioè dobbiamo garantire. Io ho visto sicuramente delle persone fanatiche, ma questa non mi è sembrata fanatica, quindi non mi pare che abbia fatto nulla di più che cercare di parlare con i ragazzi il linguaggio del cristianesimo che si esprime nelle preghiere. Ah, senta, come ha trovato il comportamento dei genitori che però hanno segnalato all'istituto questa... Sono dei delatori senza valori, perché tutto parte da loro. Ora, io vorrei sapere quale violenza avrebbero patito i bambini per aver recitato le preghiere. Se cominciamo a pensare che non si possono, dobbiamo sospendere i rosari nei mesi mariani, le cose che le attribuiscono sono del 22 dicembre in piena epoca natalizia, la pena accade per Pasqua, sono processioni in tutte le città in cui si fanno sfilate con i santi e sono cose. Le vacanze scolastiche sono cadenzate dalle vacanze religiose, dalle festività religiose. Quindi trovo abnorme questa pena, questa sanzione, e trovo che il ministro dovrebbe trovare una soluzione per, come dire, dare un'indulgenza valutando che la persona ha una maturità in cui non c'è fanatismo o qualcosa che possa essere pericoloso per i giovani. L'ultima domanda, quando lei faceva le elementari, si ricorda di episodi del genere? Le facevano recitare delle poesie anche in un'ora che non No, è... mi ricordo che ogni lezione era aperta da una preghiera, quindi Quindi si poteva pregare tranquillamente nella scuola che... oggi sembra che sia una forma di violazione della libertà, che in realtà l'essere laico, come il nostro Stato, non vuol dire essere anticristiano, vuol dire essere anticlericale. Nella preghiera non c'è un'espressione di un clericalismo, c'è un riconoscimento di un valore condiviso, che è quello che i patti lateranensi garantiscono. Grazie a Vittorio Sgarbi.